bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 8 ottobre. Ariete, con Mercurio contro, occhio alle chiacchiere. Cercate di migliorare la capacità di comunicare. Ascoltate chi avete di fronte, guardatelo negli occhi. Valorizzate anche la visione di insieme per non rimanere ancorati ai dettagli, che vi limiterebbero molto. Toro, con la luna nel segno amico della Vergine congiunta a Venere, stasera passerete all'azione senza timore e un passo alla volta realizzerete ciò che vi sta a cuore. I rapporti con chi vi vive a fianco si faranno molto intensi, supererete ogni contrasto. Gemelli, Marte vi spingerà a fare agli altri mille richieste, ma quando sarà il momento di restituire il piacere non sarete disponibili, tensioni in vista. In famiglia siete calorosamente invitati a non lasciarvi trascinare nel vortice di ripicche e di spetti. Cancro, da stasera con la Luna, ma anche Venere, Marte, Giove e Nettuno amici, non lascerete che le vostre insicurezze o titubanze vi condizionino la vita. Se avete bisogno di un consiglio su come orientarvi, ricordate che può darvelo solo una persona esperta. Leone, non rimanete arroccati sulle vostre idee, sentendovi depositare di chissà quale verità. Il confronto con gli altri risulta sempre fruttuoso. Forse gli insuccessi del passato vi hanno indurito, ma è il momento di dare spazio alla vostra umanità. Vergine, la Luna intreccerà in serata un abbraccio d'amore con Venere e vari altri pianeti. Non è un sogno. Le belle cose che vi accadranno sono vere. Vivrete con gli amici momenti significativi di reciproco sostegno e stima. L'affetto farà sentire la sua forza. Bilancia, con Urano contrario, non mettete da parte coloro che finora vi hanno dimostrato affetto per inseguire sogni di gloria. State con i piedi per terra. Se la vostra relazione è appiattita dalla ripetitività quotidiana, cercate un modo per vivacizzarla. Scorpione, la Luna in Vergine vi esprimerà stasera tutta la sua simpatia, insieme ad altri pianeti che sono pezzi da 90 del cielo. Approfittatene. È il momento di uscire dal guscio. Per farlo, appoggiatevi anche alle persone care che vi sono intorno. Sagittario, con Saturno vostro alleato, avete compreso finalmente che non bisogna andare chissà in quale luogo e chissà quanto lontano per trovare se stessi. Basta fare un po' di silenzio e provare ad ascoltarsi. Un luogo naturale può aiutare questa sintonizzazione. Capricorno, Giove vi sorride ancora e voi potete continuare a usare tutto e il contrario di tutto. Godrete anche dell'appoggio di persone che contano, stringerete nuove società e gli affari ne risulteranno favoriti. Curati al massimo l'organizzazione. Acquario, con Saturno amico avete fatto delle scelte che ora si stanno rivelando giuste. Nel giro di poco comincerete a vederne le conseguenze positive. Sul lavoro dovrete rivedere alcuni obiettivi già definiti per riadattarli alle nuove esigenze attuali. Pesci, con Nettuno nel segno non sempre saprete barcamenarvi nella realtà e preferirete modificarla con qualche piccola bugia a vostro dire innocente. Le parole sagge di una persona che vi stima profondamente vi arriveranno dritte dritte al cuore.